Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi partecipiamo ad un convegno dal titolo L'accompagnamento della coppia infertile. Il corso approda a Fano ed è voluto dal Movimento per la Vita. In collaborazione con la Società Scientifica Italiana per la Conoscenza della Fertilità e la Confederazione Italiana per la Regolazione Naturale della Fertilità. Ad ospitarci è il TAG Hotel a Bellocchi di Fano e adesso andiamo ad incontrare i nostri ospiti. Seguiteci. Questo corso di accompagnamento della coppia approda anche a Fano grazie al Movimento per la Vita. Sono con il dottor Giuseppe Grande, ben trovato. Vorrei sapere nello specifico allora di che cosa si tratta. Il corso ECM, l'accompagnamento della coppia infertile che si svolge oggi qui a Fano, si inserisce all'interno di un progetto Generare Sorrisi che il Movimento per la Vita Italiano sta realizzando in questo anno con il sostegno della Fondazione Cattolica Assicurazioni. Il Movimento per la Vita Italiano è una federazione nazionale di associazioni locali che testimoniano nella società il valore della vita del figlio, il valore della vita sin dal concepimento, quindi la dignità del figlio concepito, e operano con l'aiuto concreto a donne che vivono una gravidanza difficile da accogliere o da vivere. Partner del Movimento per la Vita Italiano ci sono la Confederazione Nazionale dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, CICRNF, e la Società Scientifica Italiana per la Conoscenza della Fertilità. Tre realtà che sono insieme per attività di formazione e in questo specifico attività di formazione scientifica, quindi rivolta a medici e operatori sanitari, sulla tematica dell'accompagnamento della coppia infertile. Quattro incontri, questo è il terzo, il primo si è svolto a Verona a settembre, quindi a Roma ad ottobre, siamo oggi a Fano, concluderemo il 4 di dicembre a Napoli, quattro incontri per parlare di un percorso diverso di accompagnamento della coppia infertile che si prenda cura di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, un percorso di diagnosi e terapia dell'infertilità alternativo rispetto alle tecniche di fecondazione in vitro, ma che si è dimostrato efficace, come l'esperienza di tanti anni ormai dimostra. Qui a Fano viene ad esempio realizzato ed è stato dimostrato ormai in tantissime casistiche che percorsi di autentica diagnosi e cura dell'infertilità permettono di ottenere una gravidanza in oltre il 40% delle coppie che iniziano questo percorso. Dunque una medicina che si prende cura della coppia, che identifica le cause impeditive della fertilità e che attraverso il loro trattamento permette di ottenere una gravidanza. Tra l'altro, grazie al Movimento per la Vita, sono 250.000 i bambini nati. 250.000 bambini nati grazie all'opera dei centri di aiuto alla vita, un volontariato concreto che si mette accanto a donne che vivono una gravidanza, una maternità difficile, sostenendole, aiutandole e offrendo loro aiuto concreto per permetterle di portare avanti la gravidanza con serenità e con fiducia. I problemi della fertilità, l'infertilità, sono problemi di coppia che il 50% circa delle coppie presenta un fattore maschile di infertilità e che quindi la valutazione diagnostica deve essere fatta non solo nella donna ma anche nell'uomo. Sembra scontato, ma vedete, in questo lavoro 2 su 7 milioni di maschi non ricevono neanche una valutazione. Una valutazione che spesso si limita allo spermiogramma, cioè nella pratica clinica spesso lo spermiogramma diventa non il punto di partenza di un percorso, ma il punto di arrivo, cioè l'unico e solo esame che viene fatto per la valutazione del fattore maschile di infertilità. Se guardiamo la torta della relazione ministeriale sull'applicazione della legge 40, vediamo che vengono stratificate le cause che portano all'accesso alla PMA per quanto riguarda il fattore femminile, mentre si parla genericamente di infertilità maschile. Dunque ci viene il sospetto che probabilmente sia bastata un'alterazione nei parametri seminali per porre diagnosi di infertilità maschile e inviare quelle coppie a fecondazione in vitro. Ci viene il sospetto, ma purtroppo il sospetto è confermato dalla pratica clinica. Non più tardi di ieri ho visto un paziente che con uno e un solo spermiogramma
peraltro attestante non a zoospermia assoluta, ma criptozoospermia, cioè presenza di spermatozoi nel centrifugato, senza peraltro fare nessun altro esame, una ripetizione dello spermiogramma, una spermiocoltura, dosaggi ormonali, esami genetici, è stato mandato direttamente non solo a fecondazione in vitro, ma a fecondazione in vitro eterologa con donazioni di spermatozoi. Mi trovo in compagnia della dottoressa Lucia Capone, biologa e nutrizionista, perché nella fertilità incide la nutrizione e il tema che andrà a dibattere lei oggi è proprio questo, la fertilità tra nutrizione e nutraceutica. Cosa possiamo dire a riguardo? Allora, parlerò della nutrizione in ambito fertilità maschile, sì. Quindi un piccolo focus su questo. Effettivamente si è visto, è un dato emergente, come l'alimentazione possa influenzare la fertilità, soprattutto nei casi di infertilità idiopatica, quando comunque non c'è una causa nota di infertilità, l'alimentazione è uno di quei fattori ambientali su cui poter intervenire per avere una migliore possibilità riproduttiva da parte del maschio. E si può fare ovviamente col cibo, a volte è necessario spingere con integrazioni specifiche. È un discorso molto ampio, quindi insomma difficile da trattare in pochi secondi, insomma. E come accolgono gli uomini, insomma, questo aspetto curativo? Ecco, perché le donne magari si buttano di più, si lasciano trasportare in questo percorso. Sì, come l'uomo, si come risponde? Parlava normalmente un percorso di coppia, quindi generalmente risponde in modo positivo. Sono coppie che comunque provano in tutti i modi ad avere una gravidanza, quindi sono ben contenti di provare questo percorso, insomma. Generalmente poi c'è un aiutarsi reciproco, la moglie aiuta in senso dietetico di più il marito, ovviamente, spinge, più collaborativa, quindi è proprio più facile per l'uomo in questo senso. Io parto da questo dato, ovvero che negli ultimi 40 anni si è assistito ad una progressiva riduzione della qualità dello sperma. Una riduzione intorno al 50-60% che ha contribuito ovviamente ad aumentare i casi di infertilità maschile, che attualmente sono stimati intorno al 7% della popolazione maschile in età riproduttiva in tutto il mondo. E la causa? Bella domanda, una risposta difficile. Una parte di questa risposta è stata trovata nei fattori ambientali. Questi fattori ambientali sembrerebbero dare risposta soprattutto alle infertilità idiopatiche, quelle dove dove non è stata trovata nessuna causa genetica o piuttosto che strutturale o ormonale. E appunto si è visto che questi fattori ambientali, che potete leggere, non ve li leggo tutti, ma sono i classici: fumo, uso di anabolizzanti, alcol, possono dare esiti riproduttivi negativi proprio perché vanno ad impattare, provocano diminuzione della qualità e della quantità dello sperma, provocano danni ai testicoli e possono provocare anche danni al sistema nervoso centrale, soprattutto sull'asse ipotalamo, ipofisi, organi riproduttivi maschili. E negli ultimi anni, a gamba tesa, diciamo, come fattore di interesse, come fattore ambientale di interesse, è subentrata la dieta. La dieta intesa come alimentazione abituale dell'individuo. E in che modo la dieta può influenzare la fertilità / infertilità maschile? Molto semplicemente, in due modi, modo negativo e modo positivo, dipende come viene strutturata l'alimentazione. Siamo con la dottoressa Lulli. Allora, dottoressa, per le donne si sa che c'è una data, tra virgolette, di scadenza, che non è data dalla nascita delle prime rughe o dai capelli bianchi, ma dall'orologio biologico della fertilità. Oggi però la medicina è avanzata e ovviamente su base scientifica esistono dei metodi naturali appunto per sviluppare la fertilità. Ce ne può dare un accenno? Certamente, come medico prendo atto praticamente del fallimento della procreazione artificiale. I numeri alla mano ci dicono che le coppie che si sottopongono a questa metodica, anche spesso molto pesante per loro a livello fisico o anche psicologico, hanno in braccio veramente pochi bambini, quindi dobbiamo prendere atto come società scientifica.
Possiamo invece dire che la stessa natura dà alle donne, alle coppie, la possibilità di conoscersi, di capirsi, di preservare la fertilità. Dobbiamo iniziare anche dalle ragazze a dare questo bel messaggio. E oggi abbiamo gli strumenti proprio per aiutare le coppie a individuare come medici i fattori di fertilità, rimuovere le problematiche che ci sono sempre attraverso un'autoconoscenza. Si può partire da lì e poi la terapia anche medica o chirurgica ci può dare una mano. Le faccio una domanda che può sembrare banale, ma incide anche l'età in cui le donne oggi diventano mamme, perché magari viene posticipata e ovviamente si sa che il ciclo fertile di una donna è piuttosto breve, tra virgolette. Esattamente. Lei pensi che il picco di fertilità per le donne è a 25 anni e per gli uomini a 26. Questo un po' sconvolge i moderni sistemi sociali, culturali. Sicuramente, insomma, la politica, la cultura, insomma, la società deve aiutare i ragazzi, le ragazze, insomma, a fare delle scelte procreative più precoci. Ma soprattutto dobbiamo dire a questi ragazzi che a 25-26 anni fanno un abuso indiscriminato di pillola del giorno dopo, dei 5 giorni dopo o la pillola contraccettiva, che questi sono dei veleni per la loro salute. Quando magari penseranno di avere un bambino dopo 10 anni, rispetto alla normalità avranno ancora più difficoltà, quindi è un problema enorme. Noi medici facciamo la nostra parte, sicuramente il politico, la società civile deve un po' aiutarci. La cosa importante nella fertilità femminile non è la mestruazione, è l'ovulazione. La fatica che fa e l'energia che ci mette il nostro corpo a far avvenire l'ovulazione è una cosa grandiosa. Pensate che quando la donna vive uno stress, la prima cosa che sopprime l'organismo è l'ovulazione, perché è una cosa difficilissima. Il ciclo ovarico è un qualcosa di poderoso, di complesso, perché possa uscire una sola cellulina ogni mese più o meno, è veramente un progetto faraonico. Giustamente la collega diceva, siamo una specie poco fertile, veniamo concepite con ovaie che nascono vengono formate attorno al secondo mese di vita intrauterina, con 4 milioni di follicoli, diventano 1 milione alla nascita, diventano 400.000 circa alla pubertà. Quindi, no, è un lavoro faticoso, però è l'ovulazione la cosa importante. E questo lo vediamo e dobbiamo abituare le nostre donne a capire se ovula o no, perché spesso sono tranquille perché hanno la mestruazione regolare. Questo non dice proprio niente. La mestruazione regolare, tra una mestruazione regolare e l'altra, ci può essere il deserto, cioè ci può essere un ciclo ovarico annullato. E quindi quella donna non è sana da un punto di vista ginecologico. Siamo all'interno della sala conferenze, ho il piacere di incontrare la dottoressa Boerci, benvenuta. Grazie, piacere mio. Allora, lei prima di tutto è una ginecologa e oggi ci parla delle cause dell'infertilità femminile. Quali sono principalmente? Le cause dell'infertilità femminile sono problematiche che riguardano la situazione anatomica, problematiche che riguardano la situazione funzionale, quindi ovariche piuttosto che ormonali generali, la salute complessiva della persona. In particolare io oggi ho descritto quelle che possono essere le cause legate al fattore cervico-vaginale, quindi al rapporto che si viene a creare tra il liquido seminale e l'agente interno della vagina e il collo dell'utero. Ok, poi quello che succederà all'interno dell'utero e quello che succederà a livello delle tube esula da questa condizione, però questa è la porta di entrata e questa è effettivamente una condizione che è legata moltissimo, io ci terrei a sottolineare questa cosa, alla vita sessuale della persona, in questo caso della donna, ma poi vedremo anche nell'uomo, dove rapporti precoci con partner diversi non solo favoriscono i tumori al collo dell'utero, ma favoriscono anche un'azione destruente di tutto quello che è il sistema di, diciamo, di entrata. È come se si chiudesse la porta di una cassaforte.
Quindi uno screening con la propria dottoressa, con la propria ginecologa di fiducia, direi che è fondamentale, insomma. Sì, è fondamentale, ma non solo, perché spesso i ginecologi, i miei colleghi, anche le ragazze giovani, somministrano comunque pillola contraccettiva, comunque stili di vita che non vanno a toccare quello che è il comportamento. È, diciamo che questa è una questione prevalentemente educativa. La trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse è educativa e quindi nel raggiungere anche, noi facciamo un'azione promozionale enorme in istituti scolastici, come dire, privati, pubblici, facciamo un'esperienza bellissima che il cosiddetto corpo racconta, in cui facciamo proprio delle sedute con mamma e figlia in gruppettini piccoli, così si fa la stessa cosa con papà e figlio. Quindi ci si occupa dell'educazione della coppia che ha generato, anche se una coppia scoppiata, il figlio, e poi comunque riattivare all'interno della famiglia quella che è quella piccola possibilità di educarci. Lei tra l'altro oggi qua è in duplice veste, non solo quella di ginecologa ma anche in qualità di Presidente della Confederazione Italiana per la Regolazione Naturale della Fertilità. Insomma, sì, esistono dei nuovi metodi che appunto stimolano la regolazione, sì, naturale, quindi sono stati fatti dei passi davvero da giganti in medicina. Da giganti, passando da un concetto, come dire, di valutazione numerica, che è quello che oggi è trattato nella maggior parte delle app che riguardano il ciclo, perché adesso se chiedi a una ragazza, a una donna, l'ultima mestruazione, ti apre il programma, ok? Invece, come dire, i metodi naturali si basano su una capacità personale di autoconoscenza e quindi di autoregistrazione di segnali che la donna apprende nel contatto con un insegnante dei metodi naturali, quindi personale adeguatamente, come dire, formato all'infinito, perché finché tu sei insegnante dei metodi naturali non solo hai fatto il corso di base, ma sei una persona che ha dato disponibilità per l'insegnamento, quindi devi fare l'aggiornamento, devi comunque, come dire, a dare una liberatoria della privacy, devi dare il tuo contatto, eccetera, eccetera, quindi è un servizio molto spesso semplicemente gratuito, che può mettersi a fianco anche della classe medica, perché la bellezza degli insegnanti dei metodi naturali è questa, cioè che sostanzialmente abbiamo dall'insegnante scolastico alla casalinga, al veterinario, al ginecologo, piuttosto che invece a chiunque approccia, soprattutto infermiere, biologi, mi viene da dire le ostetriche in prima linea, insomma, quindi tutti quelli che comunque possono accostare la persona in un ambito formativo, educativo, sul corpo. Il corpo inteso proprio come modalità con cui l'anima vive. Grazie. Fondamentalmente il ruolo della dieta sta diventando sempre più cruciale. Prima di tutto attraverso la perdita di peso e proprio modificando la dieta in direzione antinfiammatoria e con l'ausilio di questi integratori. Diciamo, consiglio che insomma, mi sento di dare ai pazienti più che altro è quello di fare generalmente, di apportare le modifiche di coppia, cioè di cambiare l'alimentazione proprio a livello di coppia, in modo che sia più semplice farlo. Cioè, perdere peso è relativamente facile, una qualunque dieta può funzionare. Cambiare l'alimentazione in direzione antinfiammatoria, antiossidanti è un pochino più complicato, richiede uno sforzo maggiore e quindi si chiede al paziente una collaborazione di coppia come in tutti gli aspetti, diciamo, dell'iter. Mi trovo in compagnia della dottoressa Fornaro, piacere di incontrarla. Piacere mio. In questo convegno parleremo di un altro aspetto importante, la funzione ovarica e soprattutto la riserva ovarica. Che cosa c'è di nuovo? Allora, sappiamo che la riserva ovarica è quella quota di ovociti che ogni donna ha nella propria vita in un determinato momento. Sappiamo che c'è una quota di donne che è intorno al 10% che ha una diminuita riserva ovarica e questo naturalmente ha delle importanti implicazioni sulla fertilità.
Di nuovo c'è che possiamo fare dei trattamenti anche semplici, mirati sul migliorare la fertilità naturale, anche se magari appunto in queste donne è un po' attutita. Possiamo incidere sulla dieta, che deve essere a basso indice glicemico e ricca di antiossidanti. Possiamo dare anche delle piccole supplementazioni con antiossidanti come acido alfa-lipoico, coenzima Q10, vitamina D, che sicuramente migliora la funzione ovarica anche di quei pochi follicoli che ci sono. E possiamo fare delle blande stimolazioni ovulatorie con anche compresse che possono essere usate dalla donna. Queste terapie possono essere fatte a domicilio, la donna può anche da sola monitorare l'andamento della propria fertilità e il miglioramento della fertilità, riconoscendo i segnali di fertilità del proprio corpo. Sicuramente stiamo passando un messaggio molto importante che dà speranza alle donne che stanno cercando di procreare, ma magari con qualche difficoltà. Quali aspettative possono avere, se possiamo dare una percentuale probabilistica, insomma, di riuscita di questo trattamento? Allora, nelle donne con bassa riserva ovarica le percentuali di successo sono intorno al 10%, questo sia con la procreazione naturale che con la procreazione assistita. Però diciamo che sono sicuramente dei trattamenti che possono essere ripetuti nel tempo, che sostanzialmente non danno effetti collaterali e quindi si può avere delle speranze, sì, sempre. Grazie. Una considerazione, ecco, di pratica clinica proprio sul discorso che si faceva della nutraceutica. Capita troppo spesso, lo dico da andrologo, di vedere coppie che non hanno ancora neanche iniziato il percorso diagnostico terapeutico, uomini che non hanno neanche iniziato un percorso, ma i quali il medico di base, il ginecologo della moglie, ha detto intanto inizi a prendere questo integratore. Ecco, come io dico alle coppie, l'integratore va pensato in una prospettiva terapeutica e non si dà, prendilo perché tanto non ti fa male, anche perché si è parlato tanto di ROS, giustamente, ma se quel paziente ha un'infezione noi possiamo dare tutti gli antiossidanti che vogliamo, è come provare a riempire un secchio che è bucato. Il secchio bucato non si riempirà mai, quindi prima cerchiamo di capire cosa c'è dietro, se c'è un'infezione, se c'è un quadro infiammatorio, poi eventualmente una volta che capiamo che il secchio non è bucato magari proviamo anche a riempirlo. Durante questo convegno sono presenti dei relatori, tra questi il dottor Luciano Ordonselli, benvenuto. Grazie. Le chiedo, ecco, in veste di medico di medicina generale, qual è l'impatto sulle coppie per quanto concerne, insomma, questa tematica molto delicata che è la fertilità. Insomma, molte coppie si scoraggiano anche all'inizio di un percorso, ma addirittura prima. Come rispondono le coppie? Diciamo, questi sono incontri per noi, io direi medici di famiglia, fondamentali, perché le coppie che si rivolgono a noi sono sempre più frequenti, proprio perché c'è una crescita, diciamo, di infertilità, di sterilità per motivi vari, ma soprattutto c'è un ritorno, diciamo, alla figura fondamentale del territorio, che è il medico di base, no? Quindi il primo che incontrano è il medico di base, queste coppie, e spesso, diciamo, sono alla non conoscenza di dove rivolgersi, per cui sono un pochino così disorientati. Quindi per noi è fondamentale avere questi incontri. Ringrazio proprio i relatori, ringrazio chi ha pensato a questo tipo di tema, di tematiche, proprio perché se noi non conosciamo il problema, oppure ci sfugge di mano quali sono, diciamo, le condizioni
le possibilità che possiamo dare sul territorio a queste coppie in difficoltà, non possiamo aiutarli. Quindi prima di tutto occorre che il medico di base sia a conoscenza di ciò che c'è presente sul nostro territorio e anche nella, diciamo così, a livello più lontano del nostro territorio. E questo lo possiamo fare grazie a questi incontri. Quindi la prima cosa è la conoscenza del medico di base per poi ritrasmetterla alle eventuali domande che ci vengono dai pazienti. Il medico di base di famiglia è, diciamo, la figura fondamentale in questo ruolo, oltre all'endocrinologo, oltre, diciamo, a chi si interessa di queste problematiche. Quindi direi che per me sono non fondamentali, essenziali. Anche perché il medico di base ha la conoscenza proprio del quadro clinico specifico di ogni singolo paziente, quindi sa proprio indicare l'incipit giusto di un percorso di questo tipo. Anche perché spesso si rivolgono altrove, avendo anche delle indicazioni sbagliate, che magari si ripercuotono in maniera negativa anche sulla propria salute, proprio perché mancano conoscenze prima di tutto da parte del medico di base, che non fa più da guida sulla coppia. E poi anche perché la coppia, diciamo, quando ha questi problemi, qualche volta purtroppo va anche in crisi il loro rapporto, quindi c'è anche, diciamo, un aspetto psicologico. Esattamente. Ed emotivo. Esattamente. Grazie, dottore. Grazie a voi. Ma grazie proprio a chi ha scelto questo tema, perché non viene, non dico mai, ma quasi mai affrontato questo tipo di problematica. Invece, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza di medico di base, sempre più frequenti sono le richieste che ci arrivano, diciamo, dalla coppia per infertilità, dalla coppia per sterilità, e spesso non conoscendo, diciamo, la problematica fino in fondo, non sappiamo bene indirizzarli, e quindi le coppie cominciano a girare da sole, sbagliando molto spesso il percorso. Quindi, come ha detto prima il dottor Valeri, spermiogramma, chiederlo bene, dieta, consigliarla bene, no? E così via. Quindi fare un lavoro di equipe che sicuramente oggi, perlomeno nel nostro territorio, si sta andando formando grazie anche al centro che abbiamo in zona. Quindi grazie per averci illuminato. A me personalmente tante cose oggi mi sono state chiarite, e che ancora, nonostante 40 anni di attività, qualche confusione ce l'avevo. Quindi non arriviamo mai ad imparare, abbiamo sempre bisogno di confrontarsi per poter migliorare, per poi dare una risposta, diciamo, valida, concreta e sicura alla nostra coppia, quindi ai nostri pazienti. Quindi grazie a tutti gli organizzatori e grazie soprattutto per il tema che avete scelto. La dottoressa Polidori opera sul territorio, quindi le chiedo qual è la risposta, insomma, delle coppie che si rivolgono a lei, insomma, e a tutta l'equipe in sostanza. Allora, per quello che riguarda le coppie, ecco, da noi le coppie arrivano o per conoscenza tramite il medico di base o per il passaparola per coppie che già hanno fatto da noi il percorso, o ancora tramite magari internet, trovano questo cammino su internet. E noi offriamo un'equipe, quindi un percorso d'equipe. Abbiamo l'endocrinologo andrologo, abbiamo la ginecologa, l'insegnante del metodo naturale, e la psicologa e la nutrizionista, perché comunque questo è un approccio multidisciplinare, non è possibile pensare a un unico specialista. Quindi questo è quello che le coppie trovano. E naturalmente è una clinica di primo livello, perché poi per la clinica di secondo livello e per gli interventi chirurgici abbiamo il filo diretto con l'ISI, che è l'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI, istituito proprio al Policlinico Gemelli per cura, ricerca sulla fertilità. Quindi chi si rivolge a voi naturalmente avrà tutto il percorso guidato passo passo con ogni figura di riferimento. Lei tra l'altro è anche insegnante del metodo Billings. Sì, infatti io dentro l'equipe sono l'insegnante del metodo Billings. Il metodo Billings è, come dice la parola, un metodo naturale che permette alla coppia di riappropriarsi della conoscenza della propria fertilità.
e quindi attraverso questo percorso la coppia va a individuare quella che è la sua finestra fertile, perché mentre un uomo che arriva alla maturità sessuale è fecondo tutti i giorni, la donna questo no, e proprio dal punto di vista di natura ha un periodo di fertilità ed è fondamentale conoscere questo periodo di fertilità. E dentro questo periodo di fertilità poi la donna individua tutte quelle situazioni che determinano la sua fertilità, quindi a seconda di quella che è la sua osservazione la donna potrà capire se c'è fertilità, se c'è bassa fertilità, se ci sono anche agenti esterni. Naturalmente la donna, tenendo questa osservazione, poi non è in grado di farsi una diagnosi, però colloquia con la ginecologa, che poi saprà dare le risposte più giuste, quindi fare diagnosi e cura per quella che è la situazione. Grazie. Rivolgendomi ad un'assemblea di professionisti sanitari, può sembrare strano parlare di fecondità al posto di fertilità, però non è casuale, perché dalla pratica che deriva da 25 anni di consulenza alle coppie su queste tematiche, è fondamentale che la coppia si riappropri del significato di fecondità a partire dalla relazione coniugale, che è dono di sé all'altro. Mi spiego meglio. È chiaro che anche in questo percorso si ricerca la fertilità biologica, ossia la possibilità di diventare padri e madri, e si mettono in atto tutte le cure possibili, ma mai sganciandola dall'altro aspetto, la fecondità stessa della coppia. Cos'è allora la fecondità della coppia, che abbiamo detto essere insita nella relazione e che non può mai essere bypassata, semmai aiutata a svelarsi nella sua bontà e bellezza? Essa altro non è che vivere, cioè incarnare nella quotidianità, nella relazione di coppia, il dono di sé all'altro. È dentro questa dinamica di amore relazionale che la coppia scopre e impara a vivere la propria fecondità. Tematica estremamente attuale e altrettanto interessante, grazie al Movimento per la Vita e al team di professionisti che hanno preso parte a questo incontro, grazie al nostro pubblico a casa, e naturalmente continuate a seguirci con i nostri programmi.